Cassini è stato uno degli sforzi più ambiziosi mai compiuti nell'esplorazione planetaria. Uno sforzo congiunto di NASA, ESA, l'Agenzia Spaziale Europea e ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Cassini era una sofisticata astronave robotica inviata per studiare Saturno, e il suo complesso sistema di anelli e lune con dettagli senza precedenti. Cassini ha portato una sonda, chiamata Huygens, nel sistema di Saturno. La sonda, che è stata costruita dall'ESA, si è paracadutata sulla superficie della più grande luna di Saturno, Titano, nel gennaio 2005. L'atterraggio più distante fino ad oggi nel nostro sistema solare. Huygens ha restituito immagini spettacolari ed altri risultati scientifici, durante una discesa di 2 ore e mezza attraverso l'atmosfera nebbiosa di Titano, prima di fermarsi tra ciottoli arrotondati di ghiaccio, su una pianura alluvionale umida di metano liquido. La sonda ha effettuato 2 flyby di Venere il 26 aprile 1998 ed il 24 giugno 1999, per poter aumentare la propria velocità tramite l'effetto di fionda gravitazionale e superare la fascia degli asteroidi. Il 18 agosto 1999 la sonda ha effettuato una manovra di fionda gravitazionale con il pianeta Terra. Il punto più vicino al pianeta Giove è stato raggiunto il 30 dicembre 2000. La sonda Cassini è stata così in grado di acquisire 26.000 immagini del gigante gassoso, dei suoi anelli, e dei suoi satelliti entro i primi 6 mesi. Lo spettrometro a infrarossi composito di Cassini cattura la luce infrarossa e la suddivide nelle sue lunghezze d'onda componenti. Quindi misura l'intensità della luce per ciascuna di quelle lunghezze d'onda, principalmente per misurare la temperatura degli oggetti, e quindi la loro composizione. Il sottosistema di imaging scientifico è costituito da una fotocamera digitale grandangolare e da una fotocamera digitale ad angolo stretto. Le telecamere sono sensibili alle lunghezze d'onda visibili della luce, e ad alcune lunghezze d'onda infrarosse e ultraviolette. Dopo un ultimo volo ravvicinato della luna di Saturno, Titano, Cassini ha effettuato una serie di 22 immersioni settimanali tra il pianeta e i suoi anelli. Il gran finale della missione. Nella sua orbita finale, Cassini si immergerà nell'atmosfera di Saturno a decine di migliaia di miglia orarie. Dopo aver perso il contatto con la Terra, la navicella, bruciando come un meteorite, entrerà a far parte del pianeta stesso.